Ehi, buongiorno a tutto il gruppo Aftercare, sono Cole Ciao. che gestisce l'aftercare e i problemi, insomma, che abbiamo tutti i giorni con i pazienti. Ne stiamo gestendo uno ora, per esempio, e vi fa vedere Oleg che vi voleva dire cose. Ti porto il libro degli Sì, errori. praticamente questo è solo un lavoro provvisorio che il paziente andando a staccare l'ha rotto, quindi state molto attenti. Questi sono dei denti provvisori che non bisogna mai staccare. Stare molto attenti, sono di più per l'estetica e quindi attenzione massima. Adesso Questo vi faccio libro, vedere altri esempi. Ecco, no, verticale. Questo è un altro paziente che si mette a mangiare con i provvisori, rompe i provvisori e ci chiama disperato che ha rotto i provvisori. Ok, cioè è normale, certo che se si mette a mangiare, quella è plastica che serve solamente a far guarire le gengive e a permettere al paziente di sorridere senza avere una dentiera che si mette e si toglie durante la fase di guarigione. Molti pazienti confondono i provvisori avvitati con i denti definitivi avvitati. L'alternativa al provvisorio avvitato è la fisso è la mobile. dentiera mobile. La facciamo vedere. È qua, è qua. Ce l'hai qua? Ce l'abbiamo, sì. Se non volete i denti che si rompono, in bocca vi mettiamo questa. Solo che O questa, quando il questa. paziente la vede, nessuno la vuole questa. E dite: no, ti prego, mettetemi i denti fissi, io voglio tornare con i denti fissi in Italia. Poi tornano in Italia e si mettono a mangiare. Sì. E quello che succede? Che poi il paziente disperato ci chiama: mi si è rotta la plastica, mi si sono rotti i denti provvisori in plastica. Certo, ma l'alternativa vi avevamo detto che sarebbe stata quella di avere la dentiera mobile. Quella della Ok? nonna. Noi non ve la mettiamo, mettiamo i denti fissi, avvitati, però questo non significa che potete mangiare. Durante il periodo di guarigione dei provvisori, con questa, uno cosa che mangia? Minestrine, brodini. Ok, la stessa cosa bisogna fare con questa. Certo, il compromesso è non mangiare cibi duri o morbidi, cioè o semiduri. Per intenderci, panca al re si può mangiare, la pasta si può mangiare, le minestre si possono mangiare, i gelati si possono mangiare. Ma qua, se ci arriva un caso aftercare col paziente che ha tranciato di netto così il provvisorio e poi ci dice: ah, avete una soluzione. La soluzione mesi fa era: sì, vieni in Moldavia, ti sistemiamo, ti paghi il volo e alloggio e sistemiamo i denti che hai rotto per negligenza. Poi mi sono fatto i viaggi in Italia, ho cercato perché dicono tutti che non ci sono dentisti, che in caso di problemi ti mettono mano. Cavolate, ci sono, li abbiamo trovati, ce n'è uno a Milano che ci mette mano in caso di problemi. Il paziente va a Milano e dice: ah, ma devo anche pagare. E chi è che ha mangiato il panino? Io o tu l'hai mangiato il panino? Per forza, se no vai da un qualsiasi altro dentista che te lo ripara e te lo fai riparare. Non mettete in crisi Oleg mettendovi a mangiare cibo con i provvisori. I provvisori si chiamano provvisori, sono avvitati per non avere la dentiera mobile, ma non significa che non si rompono, è plastica quello. Perché si rompono i provvisori? Se avrete seguito gli altri video, avrete capito che gli impianti non sono innervati dal sistema nervoso. Il cervello non innerva gli impianti, non innerva la plastica, è plastica. Se uno beve acqua fredda, non sente coi denti che beve acqua fredda. Se mangia il panino, il cervello non ha un feedback di quanto forte sta facendo pressione. Se non ha il feedback, i muscoli non si regolano, strappa, non ha sensazione di quanto forte sta tirando, si supera il limite di flessione del materiale e si rompe. E poi ci chiama il paziente e Oleg, poveretto, deve gestire. Un saluto, ciao!